situazioni. La prima, vi era una squadra veramente ben costruita, con dell'atletismo, una fisicità, una frizzatezza in ogni ruolo. È una squadra di A1 sotto un punto di vista fisico. Tutti, la Saccaggi che ha le gambe pazzesche, all'americano, che è veramente molto fisico, mi sembra Bortolani, hanno un atletismo in tutto quello che fanno veramente molto di altissimo livello. E questo permette loro di poter mettersi a posto se ogni tanto fanno qualche errore. Solamente perché hanno lasciato il posto, devo dire che in tutto questo è allenato in maniera molto intelligente, perché ha lasciato il posto, ripeto, scherzando, lo dico perché conosco la vita, è un bravissimo allenatore. È allenata per sfruttare queste caratteristiche, quindi con grande intelligenza ti conducono a fare una pallacanestro diversa dalla tua, perché ti mandano fuori da posizioni, fanno dei cambi sistematici, è difficile prendere un vantaggio con loro in tutto quello che fanno, perché hanno veramente grande fisico. Questa è la prima parte. La seconda parte, noi come avete visto purtroppo abbiamo avuto fuori Massimo Chessa, per noi giocatore decisamente importante, e devono darci un po' gli altri, e credo che le statistiche non sempre dicono tutto, però a volte dicono tanto. Quello che dicono è che noi nel primo, nel terzo, nel quarto tempo abbiamo fatto una partita intelligente, ben gestita, e infatti abbiamo perso di 3 il primo, il terzo e il quarto vinto di 3, cioè abbiamo più o meno pareggiato. Poi c'è successa una cosa positivamente che non deve succedere, cioè nel momento in cui il nostro terminale offensivo migliore, quello che crea tutto, che è Roderick, va in panchina, noi non è che attacchiamo male, o forse attacchiamo male e difendiamo peggio. Cioè nel momento in cui abbiamo avuto questa mancanza, abbiamo difeso male. E questo ha portato a dare il break e dopo recuperare fuori casa con una squadra così fisica, così atletica, onestamente con un punteggio così basso, dai sempre uno sforzo, siamo riusciti ad arrivare a 4, però poi ci restringeva. Quindi io non ho tanto da dire ai miei giocatori, l'unica cosa è che dobbiamo essere consapevoli che ci sono dei momenti della partita dove noi probabilmente abbiamo qualche difficoltà offensiva, dovremmo essere un po' più bravi in difesa, magari congelando un po' più la palla in attacco, magari avendo una copertura, una bilanciatura migliore, magari facendo qualche cosa di più costruttivo. Perché in fondo li abbiamo tenuti a 72 punti, ma il problema è che il secondo quarto è finito 27-18. Per vincere la Biella, senza Chessa, con Roderick con qualche problema di falli, avremmo dovuto tenere il secondo quarto con un po' più di lucidità mentale, un po' che finisse un po' come il terzo, che è finito 9-12. Ecco, cioè abbassare i ritmi, cercare di capire come gestirli. Invece lì ci siamo un po' sfaldati e loro sono stati un po' più bravi.